Dopo il crollo di Napoleone, i regnanti europei, nel celebre congresso di Vienna del 1815, inaugurano l'età della Restaurazione, in cui rientrano in vigore gli assetti prerivoluzionari. Nel 1848 scoppiano i moti rivoluzionari contro i regimi autoritari. Ma le riforme auspicate da borghesia e classi lavoratrici non vengono raggiunte. Il disordine generale favorisce l'ascesa al potere di un discendente di Bonaparte, Napoleone III, che inaugura il secondo impero francese. In Francia, la rivoluzione industriale, a differenza di quanto accade in Inghilterra, ha uno sviluppo più graduale. Malgrado l'esplosione demografica, verso la metà del secolo gran parte della popolazione vive ancora nelle campagne. Per le lettere e le arti, l'Ottocento francese è una stagione di grande vitalità, in cui si avvicendano le tendenze spiritualistiche del Romanticismo e la visione oggettiva del realismo, e vengono gettate le basi per la modernità. Parigi, sotto Napoleone III e ad opera del prefetto Haussmann tra il 1852 e il 1870, subisce una profonda trasformazione urbanistica, che la rende capitale del mondo e, come tale, diventerà la meta preferita di giovani, letterati e pittori che faranno la storia della cultura moderna.